Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Quest'oggi parleremo di Ucraina, del conflitto in corso, degli equilibri in quell'area geografica, con chi se ne intende davvero, Massimiliano Di Pasquale. Ciao Massimiliano. Ciao a voi. Allora, ti volevo fare una domanda strana. Hai visto la nostra sigla? Sì. Senti, quei treni, in realtà quei treni sono treni molto tranquilli. I treni in Ucraina adesso non sono così tranquilli. No, non sono tranquilli perché sono associati a immagini di guerra. Allora, sono associati a immagini di persone che cercano disperatamente di fuggire all'ovest, quindi a Leopoli, per poi entrare in territorio europeo, in Polonia tipicamente, per fuggire. Oppure sono associati anche alle deportazioni che vengono fatte in Ucraina orientale da parte dei russi, immagini che non avremmo mai voluto vedere. Quindi anche popolazioni del Donbass che vengono con la scusa dell'essere in qualche modo salvate, vengono poi deportate a Rostov. Ecco, questa è già una cosa già documentata, anche se se ne è parlato poco. Oppure l'immagine del treno e anche l'immagine della stazione ieri di Kramatorsk, che è una città del Donbass dove ci doveva essere una tregua in teoria per poter permettere alle persone di sfollare, e invece i russi hanno colpito con dei missili, facendo delle vittime. Quindi le immagini dei treni in questo momento in Ucraina sono immagini drammatiche, così come è drammatico quello che sta succedendo dal 24 febbraio in Ucraina, anche se poi il conflitto non è iniziato il 24 febbraio 2022, sì, ma è iniziato... 2014, esatto. È importante ricordarlo. Sì, assolutamente. Sarebbe stata la domanda successiva. Senti, ma in Italia come percepiamo? Allora, qual è la percezione dell'Ucraina e qual era la percezione dell'Ucraina in tempi di Unione Sovietica? Allora, si parla di Ucraina adesso perché c'è un conflitto, che è una guerra, a mio avviso, che va letta come una guerra di Putin all'Europa, non tanto e non solo all'Ucraina. Poi magari possiamo anche approfondire questo tema. Certo che la percezione dell'Ucraina era molto scarsa, molto, molto labile, molto confusa, fino a qualche anno fa, anche all'epoca appunto dell'inizio di questa guerra ibrida, perché poi di guerra ibrida si tratta, cioè di una guerra combattuta sia con mezzi convenzionali, cioè appunto l'esercito, l'aviazione piuttosto che la marina, che con mezzi non lineari, che sono la disinformazione, gli attacchi cyber. E quello che è successo appunto in questi 8 anni è questa guerra su questo duplice binario, lineare e non lineare, quindi guerra ibrida. Comunque dicevo che sia dal 2014, quando si è cominciato a parlare di Ucraina, si è visto appunto che la percezione di questo paese in Italia era molto confusa, e uno dei motivi che mi ha spinto anche a scrivere questo dittico, questo abbecedario ucraino, è appunto questo, quello di cercare, esatto, cercare di raccontare agli italiani un po' la storia dell'Ucraina, ecco. Ovviamente soffermandomi anche su quelli che erano
in qualche modo i temi più scottanti, perché tipo la Crimea, il Donbass, perché erano oggetto appunto della propaganda russa, ecco. Tornando all'epoca sovietica, diciamo sì che sono due cose assolutamente collegate, perché la mancata percezione dell'Ucraina come Stato è dovuto al fatto che anche in epoca sovietica l'Unione Sovietica veniva confusa con la Russia. È chiaro che la Russia dominava questo impero sovietico, però l'Unione Sovietica era fatta di 15 repubbliche, per cui c'erano le repubbliche baltiche, per esempio, poi c'erano Ucraina, Moldova e Bielorussia, che erano repubbliche europee, poi c'erano le repubbliche caucasiche, quindi la Georgia, l'Azerbaigian e l'Armenia, e poi tutti i vari stan, quindi le repubbliche... dal Kazakistan in giù. Esatto, quindi era un'unione di 15 repubbliche, in teorie paritarie, non era così ovviamente, dominava Mosca, in teoria con il diritto di recesso, ma chiunque provava ad andarsene, addirittura si mandavano i carri armati anche nei paesi che non facevano parte dell'Unione Sovietica, però in teoria nella Costituzione Sovietica era previsto anche il recesso su base democratica. Ecco, insomma, questa percezione ci ha accompagnato per tanti anni, perché anche quando l'Ucraina nel 91 dichiara la sua indipendenza, nel 24 agosto 1991, indipendenza che viene poi confermata anche a dicembre dello stesso anno da un referendum in cui il 92%, non poco, il 92% degli ucraini dichiara di volersi staccare da Mosca, e a votare sì a quel referendum ci sono anche il Donbass e la Crimea, regioni che Mosca evoca sé dicendo che sono russe. Diciamo che anche dal 91 in poi, quando l'Ucraina diventa una repubblica indipendente, riconosciuta appunto a livello internazionale, però in Italia ancora si parla di Russia, ancora si usa il termine Unione Sovietica, confondendo con la Russia, quando l'Unione Sovietica non esiste più. E soprattutto c'è un grande disinteresse per l'Ucraina, nessuno ne parla. E si parla forse per la prima volta di Ucraina nel 2004, quando c'è la rivoluzione arancione, ecco, seppure in un'ottica anche lì sempre filorussa, per cui ok, l'Ucraina, cosa vuole questa Ucraina, insomma, che stia sotto Mosca e non rompa le scatole, per metterla giù così in maniera molto semplice, ma poi in realtà non è che i messaggi che mandavano fossero molto più sofisticati e molto meno rozzi di quelli che sto dicendo. Cioè, anche il famoso editorialista del Corriere della Sera, nonché ex ambasciatore, Sergio Romano, scrisse delle cose di questo tipo: definisce l'Ucraina una spina polacca nel fianco della Russia, quindi non uno Stato, una spina polacca nel fianco della Russia. Avrebbe voluto l'unità fra Polonia e Ucraina? No, avrebbe voluto dire che l'Ucraina non occorreva permettere che l'Ucraina fosse europea, si avvicinasse all'idea dell'Europa, non doveva più essere una spina polacca nel fianco della Russia, come se l'Ucraina fosse stata in qualche modo manipolata dalla Polonia per protestare sul primo Maidan. In realtà lì ci fu un'elezione frodata da parte di Yanukovych, ci fu la ripetizione del voto e vinse Yushchenko, anche perché nell'elezione precedente si erano appunto accertati i brogli elettorali di Yanukovych. Ecco, questa fu la vicenda del Maidan, del primo Maidan, la cosiddetta rivoluzione arancione, che poi porterà al governo arancione con la premiership inizialmente di Timoshenko e Yushchenko presidente, insomma. Una stagione con alti e bassi, possiamo dire anche quello. Che ruolo ha avuto la Timoshenko? Beh, Timoshenko e Yushchenko costituivano il cosiddetto tandem arancione ed erano una grossa speranza per il paese. Poi in realtà, esaminando tutta questa vicenda ex post, si può dire che sicuramente quell'epoca è stata importante, perché ha gettato le basi per l'Ucraina europea di questi anni. Però è anche vero che le lotte tra Timoshenko, i dissidi tra Timoshenko e Yushchenko
in certa misura anche istigati e fomentati da Mosca, che aveva interesse chiaramente a farli litigare, non hanno fatto sì che l'azione riformatrice a livello appunto di governance, a livello di sì, a livello politico, sia stata inficiata da queste lotte nel campo arancione, ecco. Anche perché comunque c'era una visione un po' diversa. Yushchenko veniva dalla banca centrale ucraina, un grande economista, grande storico, probabilmente un politico di grandissimo spessore ma un po' avanti con i tempi. Timoshenko più un politico di stampo populista, ecco. Se vogliamo semplificare al massimo, ecco. Però sì, tra l'altro io ho avuto modo anche di parlare con Yushchenko qualche anno più tardi, nel 2017, e Yushchenko mi ha detto che il suo più grande errore politico è stato quello di dar credito a Timoshenko. Secondo Yushchenko, Timoshenko era un progetto in qualche modo della Russia, seppure molto sofisticato, molto, molto più subdolo, molto più quasi difficile da percepire da parte dell'elettorato, ecco. Io penso che non ci sia che sia una lettura abbastanza corretta, ma perché semplicemente perché comunque l'Ucraina è sempre stata manipolata all'esterno dalla Russia, per cui è chiaro che i politici russi, in questo caso Putin, comunque ha sempre cercato di manipolare i politici ucraini a suo favore, per i propri disegni, ecco. A volte semplicemente cercando di mettere zizzania tra due politici di orientamento filo occidentale, altre volte sostenendo alcuni politici contro altri, insomma creare confusione, perché poi quella di Mosca è anche una strategia del caos, se vogliamo, si è visto in tante circostanze. Insomma, non è facile decifrare la politica ucraina. È chiaro che adesso stiamo vivendo una guerra, per cui adesso anche politici in passato chiacchierati, possiamo dire, comunque di un orientamento anche filo occidentale abbastanza discutibile, comunque abbastanza lieve, adesso stanno facendo quadrato, ecco, e questa è una cosa molto importante. Per esempio anche lo stesso Zelensky, che io in passato ho avuto modo anche di criticare, devo dire che si sta rivelando invece un leader importante, un comunicatore importante, ha dato prova di grande dignità e di grande forza, e sicuramente le circostanze drammatiche della guerra hanno permesso anche una sua evoluzione a livello umano e soprattutto anche a livello di statura politica. Poi se vogliamo esaminare bene la questione da un punto di vista anche di perché gli ucraini resistono, gli ucraini resistono perché hanno un grosso spirito patriottico dentro di sé, perché comunque ci sono tanti volontari che aiutano anche i militari, e poi perché comunque il presidente precedente, cioè Poroshenko, ha fatto delle grandi riforme anche in ambito militare, ha praticamente ricostruito l'esercito quasi da zero, dopo che Yanukovych, il candidato filorusso, l'aveva praticamente smantellato per favorire appunto i disegni imperiali di Mosca, e quindi adesso l'Ucraina di adesso beneficia di questo esercito professionale che è stato costruito dopo il 2014 grazie soprattutto a Poroshenko, per cui i meriti in questo senso vanno distribuiti, esatto. E io ti avrei chiesto quale ruolo ha avuto, a parte la riforma dell'esercito, quale ruolo ha avuto Poroshenko nella storia dell'Ucraina. Ma Poroshenko, secondo me, è stato un presidente che ha fatto molto per l'Ucraina e che si è trovato a governare l'Ucraina nel momento più difficile in assoluto, prima chiaramente della guerra, perché in realtà comunque lui si è trovato a governare una guerra, perché la guerra è iniziata nel 2014, si è trovato a governare un paese in guerra, con un esercito smantellato e con le previsioni degli analisti che davano un paio di mesi di vita all'Ucraina. Dopo l'invasione della Crimea, anche adesso sì, quindi
Però adesso c'è una consapevolezza diversa, nel senso che comunque, siccome anche gli assembramenti di truppe ai confini dell'Ucraina andavano avanti da un anno, è chiaro che l'intelligence è tutto, l'intelligence sia internazionale, sia quella ucraina, avevano previsto questo conflitto in qualche modo, quindi erano preparate, anche se comunque non si è mai preparati a una guerra, mentre all'epoca di Poroshenko in parte è stato ancora più devastante, per cui lui ha avuto un grande merito, ha unito il paese, ha fatto delle riforme importanti e soprattutto ha ripreso quel discorso iniziato da Yushchenko del progressivo avvicinamento dell'Ucraina all'Europa, che era già iniziato con Yushchenko, ma che poi si era interrotto nel 2010 con l'elezione a presidente di Yanukovych. Quindi, secondo me, i meriti di Poroshenko sono notevoli. Potrei dire che Poroshenko e Yushchenko, seppur in maniera diversa, hanno fatto molto per l'Ucraina, senza sminuire il ruolo in questo momento di Zelensky, che sta dimostrando, appunto, ha avuto un'evoluzione politica in senso molto positivo. Ecco, si sta dimostrando una figura anche rispettabile, forte. Insomma, non è fuggito come credevano i russi, è rimasto lì a combattere con il suo popolo, e questa è prova di grande dignità. E Quindi possiamo dire che chapeau, chapeau, chapeau. possiamo dire che Zelensky è un leader moderno. Assolutamente, soprattutto nell'ambito della comunicazione. La comunicazione è sempre stata la sua forza, anche perché in campagna elettorale è stato molto bravo a vincere anche grazie a questo. Poi magari in campagna elettorale ha usato anche degli slogan un po' populisti per vincere. Questo è un discorso molto complesso, insomma. Io ripeto, ho fatto diverse critiche anche a Zelensky per come è avvenuta la sua elezione. In qualche modo flirtava anche con certe narrazioni filorusse per screditare Poroshenko, però si sa, in campagna elettorale si è spietati, si può dire. Però, dice, tornando al discorso del comunicare, sicuramente lui è molto bravo a comunicare, ha una comunicazione molto moderna, è molto diretta, molto vicina alla gente, che è proprio l'opposto della comunicazione stalinista, si potrebbe dire, di Putin, insomma, ecco. Non so, proviamo a pensare anche non so, le immagini di Putin, questo tavolo enorme, lui a capo del tavolo, e dall'altro lato a distanza chilometrica quasi dall'interlocutore, sì che sia un interlocutore internazionale come Macron, sia i suoi stessi interlocutori del suo governo. E le confrontiamo con le foto, insomma, di Zelensky assieme alla sua gente. Ecco. Quindi sono due modi completamente diversi di comunicare, perché riflettono due leadership completamente diversi e che riflettono sostanzialmente due mondi diversi. Uno è un mondo liberale, democratico, ancorché perfettibile, quello dell'Ucraina, l'altro è un mondo imperialista, violento, che comunica marzialità e violenza anche dal stesso modo di insomma, dalla stessa postura, ecco. Domande diverse fra loro. Ora, a proposito di questo, ma però le brigate Azov sono state accreditate di nazismo? Sì, diciamo che questa fa parte della propaganda russa, uno dei capisaldi della propaganda russa e della guerra ibrida, appunto. Su cui si è costruita questa guerra nel corso degli anni, che sono state anche usate come pretesto per l'invasione, e una di queste è che gli ucraini sono nazisti. Ecco. Allora, inizialmente all'epoca del Maidan, l'accusa di nazismo era rivolta alla piazza, in realtà era una piazza civica, essenzialmente civica, di gente che era scesa in piazza per protestare e per richiedere il rispetto dei diritti civili, visto che Yanukovych aveva violato ogni regola democratica anche rispetto all'economia, non so, aveva taglieggiato dei business, c'era una sorta di economia mafiosa e tutti i business venivano taglieggiati e venivano incorporati dalla cupola mafiosa che governava il paese. Alla richiesta di un dialogo per la mancata firma dell'associazione economica con l'Unione Europea, aveva risposto. Alla richiesta di dialogo ha risposto con i manganelli e poi addirittura è arrivato a sparare sulla folla. Quindi il Maidan è una protesta civica e all'epoca invece fu letta come un colpo di Stato,
fagocitato, spinto dall'esterno e che utilizzava delle polle neonaziste. In realtà c'erano due partiti all'interno di quella folla, che erano alcuni esponenti di due partiti minoritari, che erano Pravi Sektor e Svoboda, talmente minoritari che alle elezioni poi del 2014, di qualche mese più tardi, nel maggio 2014, quelle per le elezioni presidenziali di Poroshenko, questi due partiti assieme hanno preso l'1,9% assieme, ecco, dire, quindi molto meno di quanto possono prendere le destre. La stessa retorica è stata utilizzata da Azov. È chiaro che all'interno di Azov ci sono dei personaggi sicuramente di simpatie di destra e anche di estrema destra, questo è inutile negarlo, ma sono alcuni personaggi all'interno di un battaglione, e questo battaglione è un battaglione all'interno di un esercito enorme e all'interno di un'autodifesa anche civica, per cui identificare chi combatte in Ucraina come nazisti è falso, appunto per questo. All'interno di Azov c'è qualche esponente sicuramente di simpatie anche di estrema destra. Azov non ha alcun riferimento politico, però. Questa è un'altra cosa che va detto. Questo per smontare tutte le famose accuse, esatto, di... La propaganda russa ha insistito molto su questo fatto, ma in realtà, per esempio, accanto all'esercito russo combattono 14 battaglioni, il battaglione Sparta, il gruppo Wagner, che si richiamano veramente al nazismo. Quindi, e poi possiamo invece spostare il discorso e usando la retorica di Putin potremmo dire che il vero paese da denazificare è proprio la Russia, che si richiama anche a livello ideologico al fascismo di Ilin, questo teorico eurasista Ilin, che dei primi del Novecento, che appunto aveva teorizzato una Russia quale faro della civiltà contro l'Occidente corrotto, e che appunto è un fascismo ortodosso, diciamo, che sì, in cui il ruolo sostanziale anche della Chiesa ortodossa russa, che infatti in questo mese, in questi 40 più di 40 di giorni di guerra, ha sostenuto la bontà di questa guerra, perché è una guerra contro l'Occidente depravato, di pervertiti, di gay, ecco. Le stesse cose che ha detto anche Dugin, che ne ha fatto una guerra santa. Questa è una guerra di civiltà della Santa Madre Russia, della luce. Noi siamo la luce, ha scritto nei suoi articoli su geopolitica, dove noi siamo la luce contro le tenebre dell'Occidente corrotto, sodomita e monopolizzato dalle lobby gay e dalle lobby degli ebrei, insomma, quindi. Magari anche dei massoni. Esatto, quindi le peggio affermazioni, le peggiori perversioni che si possono esistere, che rimandano direttamente al nazismo, sono proprio dell'ideologia che pervade la Russia, ecco. Senti, a proposito di Russia, mi è venuto in mente, leggendo ciò che è scritto, un po' vedendo alcune trasmissioni, con la tara che faccio comunque ai media mainstream. E fai molto bene, perché scusa se ti interrompo, ma qui non c'è più quasi informazione, diventa tutto infotainment, come se si potesse fare dello spettacolo sulla pelle di gente. La guerra è uno spettacolo, sì, certamente. Il 24 febbraio io ho aperto la TV alle 5 di mattina per vedere il telegiornale, come sempre, era già infotainment, era già infotainment studiato a tavolino, probabilmente. Sì. Dicevo, mi è venuto in mente che la Russia potrebbe tentare di formare una corona di stati tra il cuore dell'Ucraina stessa e dell'Ucraina e se stessa, tutti stati piccoli e indipendenti. È così sbagliato?
Ma intendi Cioè, un'Ucraina Lugansk, Donetsk, fatta di piccole repubbliche popolari con governi fantoccio? Ma era un tentativo che avevano cercato di fare addirittura anche nel 2014, quando, dopo aver formato con dei proxy, dei mercenari e delle truppe anche russe, dei governi delle repubbliche popolari, la Repubblica Popolare di Lugansk, la Repubblica Popolare di Donetsk, fecero questo tentativo anche a Kharkiv, ma non ci riuscirono. E non lo so, questa potrebbe essere anche un'idea, perché poi comunque l'obiettivo primario era quello di prendere Kiev in 2 o 3 giorni, convinti che la popolazione si sarebbe arresa, che Zelensky riparasse all'estero e che sostanzialmente la popolazione che parlava russo, che parla russo, li avrebbe accolti con i fiori. E che questo dimostra appunto il totale distacco che esiste tra la realtà e le idee di Putin, che non solo sono idee criminali e naziste, ma sono idee proprio che non hanno alcun tipo di riscontro nella realtà, perché e questo avrebbe dovuto capirlo, perché comunque la sua prima invasione del 2014 ha cementato l'unità nazionale degli ucraini. A parte che un'Ucraina divisa tra est e ovest non esisteva più da tempo. Anche su questo le analisi dei sedicenti esperti delle riviste tipo Limes, insomma cose di questo tipo, hanno spesso diviso l'Ucraina anche in passato tra est e ovest, con un est russofono, un ovest invece ucrainofono, filo-occidentale. In realtà bisogna studiare bene l'Ucraina per fare analisi di quelle serie. In realtà ci sono delle dinamiche molto diverse. Per esempio c'è la dinamica città industriale campagna, altrimenti non si spiegherebbe perché a 20 km da Kharkiv la gente parla ucraina, mentre nella città di Kharkiv, che è stata un grande centro industriale dell'Unione Sovietica, la gente parli russo. Stessa cosa anche nelle campagne, nel Donetsk, dove a Donetsk la gente parla russo, e invece, per esempio, in una cittadina vicino a Lugansk, altro grande centro, tipo Starobinsk, dove abita. Dove è originario Serghij Zhadan, la gente parla di prevalenza ucraino, quindi è una realtà molto complessa. Poi c'erano anche delle realtà legate agli oligarchi, quindi gli oligarchi nelle singole aree avevano un certo peso. Insomma, dinamiche molto complesse. Invece questa logica dell'est contro ovest, spesso raccontata anche da riviste che si reputano serie, ma che serie non sono. Basta vedere le analisi fatte in questi giorni da Limes, non ne ha azzeccata una di analisi. Prima diceva che l'attacco non ci sarebbe mai stato, che era solo una fake news messa in giro dagli americani, e poi ci sei stato. E poi ha cambiato narrativa dicendo che le sanzioni non sarebbero servite a niente. In realtà le sanzioni hanno fatto crollare la borsa di Mosca, creato grosse difficoltà alla Russia. Insomma, nonostante questo, continuano ad essere chiamati in televisione a raccontarci le loro idee, pur avendo sbagliato ogni tipo di analisi finora. Tornando alla tua domanda, diciamo, questa potrebbe essere una possibilità, visto che comunque il piano originario, quello di mettere un governo fantoccio a Kiev, non è andato in piano, non ha funzionato, non si è realizzato. L'idea potrebbe essere questa: creare delle repubbliche fantoccio al sud, oppure, nella migliore delle ipotesi, anche per Mosca, dico, quella di togliere l'accesso al mare all'Ucraina, unendo idealmente Kharkiv con Odessa, anche se mi sembra molto difficile per le forze in campo. Cioè, non hanno conquistato né Kharkiv né Odessa, e anzi, a Mykolaiv è Ucraina. Insomma, è chiaro che poi bisognerà vedere, perché la guerra ancora non è finita. Anche qui il fatto che in questo momento abbiano smesso di attaccare Kiev e Chernigiv non significa nulla. Cioè, potrebbe essere anche un avvicendamento delle truppe. Però è significativo che anche Peskov, che è il portavoce di Putin, ha ammesso
che questa operazione militare, che loro non la chiamano guerra, la chiamano operazione speciale di denazificazione, ha comportato molti morti per la Russia. Quindi anche questa è una prova del fallimento in certa misura. Poi c'è il 9 maggio, quindi il 9 maggio sovietico, loro per il 9 maggio cercheranno di vendere qualche vittoria al loro popolo, ecco. Queste date glielo racconteranno. Non so cosa gli racconteranno. Ti faccio un'ultima domanda e poi ci vedremo per un approfondimento. È possibile che nella mente del governo russo ci sia l'estensione del conflitto? Ieri l'altro c'è stata un'intervista a un consigliere di Putin al Corriere della Sera in cui ha detto che questa non è una guerra contro l'Ucraina, ma una guerra contro l'Europa. Tra l'altro, quindi un uomo vicino a Putin sconfessa quello che dicono gli analisti italiani fino a Putin. Sono molto più realisti i putiniani veri che i loro emissari all'estero. Quindi questa è evidente che è una guerra contro l'Europa e quindi è chiaro che potrebbe sconfinare. Ma per sconfinare, potrebbe sconfinare anche se non prendono l'Ucraina, però era molto più probabile che sconfinasse una volta presa l'Ucraina. È difficile fare delle previsioni. Di sicuro l'idea di Putin è quella di ricostituire una sfera di influenza simile all'Unione Sovietica o all'impero zarista, anche perché poi il regime di Putin è un mix di queste due. C'è chi dice che non è corretto dire che è un regime simile all'Unione Sovietica, e c'è chi dice che è un regime più simile a quello zarista. In realtà, a mio avviso, è un mix dei due. È un regime che, come è stato giustamente definito da persone, da sovietologi e storici seri, non italiani ovviamente, è un regime nazi-comunista, nazi-stalinista. In effetti, basta vedere quello che è successo in questi anni, oltre alla figura di questo Ilin, che praticamente era questo filosofo fascista sconosciuto, che è stato riesumato da Putin, poi c'è stata anche la glorificazione di Stalin, perché nei libri di storia Stalin è importante in quanto ha vinto la grande guerra patriottica, che è il modo con cui i russi chiamano la seconda guerra mondiale. Fanno bene a chiamarla così, perché la seconda guerra mondiale per loro non inizia nel 39, inizia solo nel 41, visto che nel 39 si spartivano la Polonia e il resto dell'Europa assieme ai nemici nazisti, ecco. Anche questa è una cosa di cui si parla poco in Italia. Sì. Bene, noi ringraziamo Massimiliano Di Pasquale. Grazie a voi dell'invito. Gli diamo appuntamento a un approfondimento. Ben volentieri. E a tutti, vi raccomandiamo allora di Amadeus a un'altra occasione. Grazie. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.